Ovviamente si parte da quello che abbiamo detto nelle altre partite. C'è grandissima gioia, è giusto che questa sera si festeggi, è giusto che questa sera ci sia l'energia contagiosa che abbiamo visto. Finalmente ci siamo meritati un palazzetto pieno, un palazzetto caldo. Ho sempre detto che dovevamo meritarcelo e le due partite di Milano ha detto che ce lo meritavamo. Spero di non emozionarmi perché i ragazzi hanno fatto qualcosa di speciale questa sera. Sapete benissimo che da più di un mese noi ogni giorno combattiamo con delle problematiche. Questo gruppo nella problematica si è compattato. Ho ragazzi che non possono allenarsi e poi giocano. Ho ragazzi che mi vengono a dire che non ce la fanno e poi giocano 30 minuti. Questi ragazzi meritano tutto quello che stanno ottenendo. Penso che abbiamo fatto tre quarti difensivi, se eccezione fatta per il terzo, al limite della perfezione, di un'aggressività, di una ferocia. Dove voglio dire, la valutazione parla chiaro. Abbiamo vinto di 30. Nonostante per la prima volta la squadra che ha dominato a rimbalzo non ha vinto la partita, però io veramente, questi ragazzi questa sera hanno fatto qualcosa di speciale. Detto questo, siamo già settati su gara 4. È inutile nasconderci. Cercheremo di grattare dai muri ogni stilla di energia possibile, ma noi ci presenteremo a gara 4 per chiuderla. Deve essere questo il nostro obiettivo, non dobbiamo essere soddisfatti di averne vinte due con Milano. Questi ragazzi hanno l'anima e l'anima a volte può andare dove le gambe non ti possono portare, quindi dobbiamo fare in modo veramente grattare ogni stilla di energia da ovunque. Sono certo che mentalmente saremo pronti. Ho poco altro da aggiungere. Veramente la più bella partita sicuramente della mia gestione, forse la più bella partita dell'anno, perché quello che hanno messo in campo in termini di cuore non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto raramente, io dico onestamente mai quest'anno. Questa partita sono stati 40 minuti di battaglia, eccellente prestazione da parte dei miei giocatori. Era chiaro che per mille motivi, la qualità dell'avversario, le energie spese per creare il primo break, loro sarebbero rientrati o comunque avrebbero alzato il livello per provare a rientrare. Chiaramente siamo andati sotto, ci poteva stare, però non abbiamo mollato. Gli ultimi 5 minuti sembrava quasi una partita di calcio, nel senso che non riuscivamo forse neanche più a tirare, ma non gli abbiamo fatto far canestro, quindi io in questo momento posso solo ed esclusivamente elogiare i miei ragazzi, che sono già, ripeto, concentrati su gara 4. Abbiamo un'occasione veramente irripetibile e faremo di tutto per sfruttarla. Ariel arrivava da una prestazione pessima ed era il primo a saperlo. È un ragazzo di carattere, non avevo bisogno di dirgli molte cose, però mi permetto di dire che anche in gara 1, nel break decisivo negli ultimi 5 minuti, lui è stato uno degli artefici. Ho già fatto una partita di grandissima sostanza, perché più di altri lui fisicamente fa fatica in una partita di questo tonnellaggio, però ripeto, oggi nessuno ha fatto un passo indietro. Questa è stata la cosa più bella, la cosa che mi rende orgoglioso di questo gruppo. Sul resto ti ringrazio per i complimenti, ma da quando ho preso questa squadra c'erano dei problemi. Non sono un mago, semplicemente ho deciso che potevo decidere se piangermi addosso o cercare sempre delle soluzioni nelle problematiche che si venivano a creare. Questo la squadra penso l'abbia percepito, non ho mai dato alibi a nessuno, e in primis a me stesso, e quindi mi godo quello che ho visto questa sera, perché questa notte avrò negli occhi la difesa. La difesa di questa partita è qualcosa che porterò sempre nel cuore, così come, ripeto, vedere finalmente un palazzetto che ci siamo meritati, perché io ho sempre detto che il calore del pubblico ce lo dovevamo conquistare con le prestazioni, quindi finalmente ci siamo meritati un palazzetto così. Io voglio il tutto esaurito venerdì, voglio ancora più calore, voglio tutti dalla nostra parte, voglio un'energia che deve far esplodere il palazzetto, perché questi ragazzi lo meritano. Kiefer è un ragazzo speciale e quindi lui, nel momento in cui l'ho tirato fuori, aveva bisogno di prendersi un minuto e mezzo di fiato,
era in un momento di confusione, ma quando ha visto che la squadra girava mi ha chiesto di non cambiarli quando io l'ho rimesso sul cambio, perché Kiefer è un ragazzo che vuole vincere, e anche se lui in molte di queste partite risulta il terminale offensivo principale, lui è un ragazzo che vuole vincere, che ogni giorno della sua stagione, dal giorno che io sono arrivato a settembre, perché purtroppo il primo mese non c'ero, lui ha sempre fatto qualcosa per vincere. Lui è un ragazzo d'oro. Quindi lui è venuto a congratularsi del lavoro, e quando l'ho rimesso sul cambio mi ha detto: lascia loro. Questo penso che voglio dire, ho poco altro da aggiungere. Domani stiamo cercando di organizzare un charter per Lourdes per tornare per l'allenamento delle 5. No, è chiaro che la conta dei feriti, staff medico e fisioterapico è già attivo. Domani, come abbiamo fatto negli ultimi due mesi, mi aggiorneranno e ragioneremo sul da farsi, su chi ne ha, su chi non ne ha, su chi proprio non ce la fa. È qualcosa che, voglio dire, ormai fa parte della nostra routine. Sembra appoggiato la caviglia, sì. Ancora non ho responso della gravità, però appoggiato la caviglia, sì. Dimitris è un campione, e non lo dico io, lo dice la sua storia, lo dice il suo curriculum, lo dice le partite che ha giocato e che ha giocato da protagonista. Per un giocatore come lui, giocare su una caviglia e venirmi a dire non ce la faccio, penso che per un ragazzo orgoglioso come lui sia la più grande sconfitta. Però questo succedeva la settimana scorsa, però lui era con noi a Milano, ha voluto esserci, ha visto che cosa hanno fatto i suoi compagni, e nel ritorno da Milano lui, abbiamo avuto chiaramente un incontro, e lui mi ha detto: io voglio fare la mia parte. Stiamo parlando di un ragazzo, un uomo, un campione di 35 anni che su una caviglia, invece di dire no, io non ce la faccio, si fa punturare per essere in campo e fare la partita che per me è stata una partita straordinaria, perché la stoppata, la recuperata sul contropiede, due o tre difese veramente arcigne, sono solo di voglia. Lui non ha le gambe in questo momento, sono solo di voglia. Neanche nelle più rose aspettative pensavo di dargli 29 minuti oggi, dico la verità. E c'è stato. Io spero di averlo anche in gara 4, ovviamente. Però, ripeto, è fatica parlare dei singoli oggi, perché tutti quelli che sono stati in campo, tutti hanno dato qualcosa. Ed è il motivo per cui siamo qui a parlare di una vittoria meritata in una prestazione dove abbiamo concesso a Milano 60 punti segnandone 20 in un quarto. Quindi vuol dire che hanno segnato 40 punti in tre quarti. Io penso che ci sia da dare grandissimi meriti a questi giocatori. Finiti i complimenti, siamo già a gara 4. Quanto dormirai? Io adoro i playoff perché è tutta adrenalina. Non c'è tempo per riposare, non è il momento di riposare. La mia testa già frulla su gara 4. La cosa bella e bruttissima dei playoff è che se tu in due giorni perdi due partite ti trovi da lavorare 20 ore a lavorarne zero. E questo adesso è solo adrenalina. Ho avuto grandissima fortuna nella mia carriera di vivere già queste emozioni, adesso ne sto vivendo di indescrivibili, perché chiaramente adesso lo faccio con un ruolo diverso, però è tutta adrenalina, è tutta voglia, non c'è stanchezza adesso. La stanchezza sarà alla fine dei playoff, dormirò una settimana, ma non c'è problema, adesso si va e basta. La cosa anche meravigliosa dei playoff è che ogni due giorni puoi cambiare un dettaglio che può fare la differenza tra vincere e perdere, quindi è certo che Milano farà di tutto per venire qui e riportare la serie a Milano, e noi faremo altrettanto per chiuderla, quindi loro faranno i loro adattamenti, noi faremo i nostri, e poi vedremo chi avrà ragione. Beh, intanto allora parto dai complimenti a Sassari, perché chiaramente continua in una striscia incredibile, ma allo stesso tempo faccio i complimenti a Brindisi per un campionato che forse si chiude troppo presto per quello che hanno mostrato tutta la stagione. Hanno fatto veramente una gran stagione, un gran lavoro, quindi complimenti a Sassari per la qualificazione e a Brindisi ovviamente per la stagione. Dall'altra parte, Venezia in questo momento ha dimostrato di aver trovato una quadratura soprattutto difensiva,
importante. È vero che le statistiche dicono che già in stagione regolare era la miglior difesa del campionato, però in realtà non arrivava da un periodo di grande brillantezza, probabilmente avevano deciso di caricare per essere pronti ai playoff, hanno fatto due partite solidissime, però sappiamo anche che Trento in casa la darà via carissima alla pelle. Dall'altra parte ovviamente Cremona ha sfruttato il fattore campo con due performance soprattutto offensive di altissimo livello. Trieste penso che non ha dato segni di cedimento, anzi in entrambe le partite se l'è giocata alla grandissima. Sentendo cosa hanno detto i due coach, chiaramente i dettagli soprattutto nei momenti finali hanno fatto la differenza. Trieste è un fattore campo importante, una serie che può essere ancora lunga, non fatemi dire chiaramente per chi tifo, però sono tutte delle serie ancora aperte. Non è tempo ovviamente di guardare attorno a noi, noi siamo concentrati esclusivamente su quello che succede qui dentro, però è chiaro che il bello dei playoff è che, ripeto, una partita vinta bene oggi, una partita vinta bene da Venezia ieri può trasformarsi in una partita vinta bene da Trento in due giorni con gli accorgimenti, col cambio del fattore campo. I playoff sono i playoff e sono belli per questo.